Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Hogwarts Legacy. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Stiamo svolgendo una missione principale dopo un po' di tempo. Dobbiamo trovare il ritratto di uno dei custodi che è antenato nostro nemico. Non ce la stiamo cavando affatto male. Però tracce di goblin. Potremmo sono fare meglio. Un passo avanti a noi, vediamo dove ci portano. Sì. Revelio. Ci abbiamo il nostro Fig, professore Fig ci accompagna. Ok. Qua c'è qualcosa di malvagio, non so. Deve essere questo il deposito di magia, fonte del potere di Ranrok. Sembra vuoto. Se ne hanno preso il contenuto, perché sono ancora qui? Ranrok ha detto che ce n'è dell'altra. E se ha ragione, potrebbe anche essere qui. Ovunque sia, dobbiamo trovarla prima di loro. Dov'è quel ritratto? Ma cos'è, scusa, magia? Magia antica malvagia, boh. La nostra effettivamente è blu. Questa è rossa. I colori, non so. Questo ritratto sarà qui. Avevo udito dei rumori e speravo proprio foste voi. Eh sì, eccolo lì. Revelio. Aspetta, qui non c'è. Ah, ti rubo qualcosa. Già che ci sono. Aspetta. Che è qua in alto. Ok. Professor Rookwood, i goblin e i maghi oscuri che hanno occupato il suo castello stanno cercando dei depositi di magia. E hanno aperto una specie di contenitore. No! La situazione è peggiore di quanto immaginassi. Se, come hai detto a Percival, hai davvero visto un goblin brandire una potente magia, allora deve avere in qualche modo imparato a... Non può essere! Può essere. Un'altra cosa. Sanno che era un custode. Ranrok ha usato proprio questo termine. Non ha senso. Come... Ma ne parleremo più tardi. In questo momento devi completare la prova successiva. Merito saperne un po' di più, non credi? Signore, ritengo di aver dimostrato il mio valore. Visto ciò che è accaduto, forse sarebbe il caso che mi dicesse tutto. Il potere che ti trovi a brandire deve prima essere compreso. A questo provvederanno le prove. Il potere senza conoscenza è assai pericoloso. Nelle mani sbagliate, dobbiamo battere in astuzia Ranrok e il mio sgradevole omonimo. Va bene, professore. Mi dica dove devo andare. Ti rivelerò il cammino. Ora il professor Fig deve lasciarti. Dobbiamo farlo. Sarà dentro il camino, no? Aspetta, dov'è? Qua? Qui? Ok. Verrei con te se potessi. Attenderò il tuo arrivo nella sala delle mappe. Bravo, non puoi. Fammi fare da solo, grazie. Seconda prova. Ma al solito devono sempre centellinare le spiegazioni. No, non può essere. Ma ti dico di sì. Allora. Che cavolo. Vabbè, comunque. Qui. Molto bella. Ambientazione, non si può volare. Troppo, se no era già finito probabilmente. Ah, qua c'è un'altra fonte. Ma come arrivo di là? Ah, questa è una porta, vuoi vedere? Sì, un portale. Ok. Wingardium Leviosa. Qui. Oh. Perché ha forma di colonna? Scusa, se io. No.
vedi che c'è una specie di pilastro, no? Cioè va messo da qualche parte. Cioè, o devo portarlo da qualche altra parte? Vediamo. Non so se ha senso. Direi di no. Devo andare lì, ma... non so. Questo non vola. Ah, però magari aspetta. Con... fammi provare una cosa. Però no. No. Non, a parte che non ci ho equipaggiato, ma non penso che Arresto Momentum ci permetta di... vediamo. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. E invece hai capito. Wingardium Leviosa. C'è un po' più in basso, però così direi. Arresto Momentum. Ok. Ok. Non so se fosse la soluzione, ma va bene. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qui o si solleva. Ah, un altro qua. C'è un pilastro, io però passo qui. Quella colonna ostruisce il passaggio. Devo spostarla. Sì. Ma non me la fa neanche evidenziare. Lo evidenzia così. Cosa fa quel robo? No, lì in alto c'è qualcosa, boh. Non si vede. Ah, gira? Cosa? Che cosa mi significa? Ah. Oh! Wingardium Leviosa! Possiamo... ah beh, la sposto così, così ci passiamo, dai. No? Esatto, stai così. Ok. Forse c'è da combattere. Sì, mi sa di sì. No, ah, ho mirato. No, no. Attenzione. Porca. No. No. A battere l'impresa c'era scritto, ma non ce l'ho fatta per pochi secondi, maledizione. Cioè.
Allora, qui vediamo. Qui non andiamo, devo... Credo di dover procedere verso sinistra, ma come? Se io vado a destra... Questo? Niente, c'è una statua... Oh. Sì, di là... Ah, gira solo... Ok, in due direzioni... Aspetta, se vado qua... Ok, a posto. Ah no, a posto no. Ah no, a posto sì, ok. Pensavo che c'era il vuoto. Oh. Ok, un'altra. Un altro pilastro qui. Chi è? Oh madonna. Ma come si permette? Ce n'è un altro. È invisibile. Si vede, ma secondo me devo farlo passare. Ah, no, ok. A posto, stavo dicendo. Sto a fare. No, no. Porca. Vindarium Leviosa. Andrà messo qui. No, giù, giù, giù. Ok, penso che anche lì vada bene. Forse. Ah, no. Ah no, però lì non ci arrivavo, secondo me qua, no? A vedere. Vediamo. Ma forse no. Allora... aspetta. Vindarium Leviosa! Ah, e se faccio come ho fatto prima? Aspetta, proviamo, tipo... Non torna su, no, non torna su. Ah, dura un po'. Ma non lo prende. Aspetta. Ah, meno che è infinito? Può essere. Ok. Non ci arrivo. Non ci arrivo, però magari lì sì. Ok, allora facciamo. Qui c'è una colonna. Aspetta. Ma nessuna sporgenza vicina a cui aggrapparmi. Aspetta. Alzo un po'. Ci arriviamo. Ok. Non ci arrivo. Più avanti, aspetta. Vindarium Leviosa. Un po' più... Oh, sì, così. No, dai, pensavo di sì. Allora, leggermente più là. Aspetta. Forse un po' in alto. Colpire quei segni fa riposizionare le arcate. Forse c'è un modo per passare dall'altra parte di questa. Aspetta, se è troppo. Va bene, ma è troppo in alto. No.
po' più giù, leggermente. No, Dexy, che ci arriviamo, aspetta. Possibile. Ok. Ok. Anche qua secondo me non so oh no, aspetta. Visto dopo. Qualcosa mi dice che non è la, non era la soluzione che gli sviluppatori hanno previsto, però va bene così. Non so, perché anche vabbè che al resto momento lo si prende comunque, però non mi ricordo se però tramite trama principale, perché altrimenti cioè la missione, questa missione principale, c'era scritto che richiedeva tipo Arresto Momentum e Wingardium Leviosa, quindi boh. Non so. Cali protettivi da sole blu. A vedere. Ah, avevamo anche altra roba da svelare. Qui roba peggiore, mi pare, sì. Ok. E ok. Ci sarà da combattere, no? Volevo cambiare. Ok. Tu? Ah, ecco. Ti sei svegliato. C'è un altro, ok. Vediamo. Qua non mi fa passare. Questo coso gira. Ah, ho capito. Aspetta. No, dov'è? Qua. Vieni, vieni giù, no. Ah. Wingardium Leviosa. Vieni giù. Oh. Qua è caduto. Lo apro. Però... Sì, ma... Dove lo devo mettere? Dove lo dovrò mettere? Qua? Ma per metterlo qua? O no? Scusa, io sono... No, sono arrivato da qui. No, ah, si è resettato. Perché si è resettato? A meno che questo è un forziere. Ah, forse è solo per fartelo aprire, probabilmente. Non c'entra con la progressione. Ah, forse siamo arrivati. Qua c'è un altro forziere. Ah sì, siamo arrivati. 5 pozioni, quindi c'è uno scontro duro probabilmente. Aspetta, ok. Qui non li... Questo lo vedo. Attenzione. Devo un po' cioè girare per il portale. Ok. Confringo.
una volta che... C'è qualcun altro. Hop. No. Ok. Vabbè, io vorrei pararmi a sto giro, ma non mi viene una parata. Oh, alleluia, dai. Dai. Olè. Questo ora che mi scende la vita. L'animazione. Ok, mezza vita. Oh, ha preso, porca vacca. Sempre va bene. Mi raccogliere. Sollievo. Però questi nemici qua, vabbè che sono, cioè saranno tutti così
Cioè, proprio perché la zona è così, no? Roba magia antica. Però tutti uguali. Tutte ste statue. Sti guardiani del pensatoio. Una mano. Ah. Mezzo busto enorme. Rebellion. C'è qualcosa a parte. Ecco. Peggio. Un altro. Ah, guarda i ricordi, ok. Vedo l'ora di sapere tutto sui viaggi di Isidora. Entrate. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo. Voglio mostrarti qualcosa. Papà... Sono i miei colleghi di Hogwarts. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Di questa magia non sappiamo nulla, Isidora. Si vede solo ciò che è chiuso nel vaso e non sappiamo ancora che potere possa detenere. Ma le tracce di quella magia sono diverse da quelle che ho già visto. Grazie. Ma ci sarà un qualcosa di negativo? Manufatto, ok. Abbandona la prova, cioè che ne so, gli togli sì il dolore, ma magari gli togli anche una parte di anima, una cosa del genere. Secondo me sì, comunque vedremo. O magari gli fai dimenticare in quel caso il fratello, tante grazie, non si ricorda più e il dolore svanisce, no? Sei tornata! E in un sol pezzo! Siete sorpresi, ma vi pare? Che piacere rivederti! Il professor Rookwood mi ha raccontato quello che è successo al castello di Rookwood. Alla luce delle tragiche circostanze in cui ci troviamo, è una fortuna per noi avere una persona così capace ad aiutarci in questa faccenda. Grazie, professore. Seguirò il suo consiglio e terrò al sicuro questo secondo manufatto. Bene. Sei pronta a proseguire? Cos'era quel filamento luminoso che Isidora ha estratto dal torace del padre? Era... dolore. Ti sarà tutto più chiaro man mano che completerai le prove. Non preoccuparti. Ma dimmelo. Affronterò qualsiasi cosa. In tal caso, passiamo alle presentazioni. Permettimi di presentarti un ex preside di Hogwarts, Neve Fitzgerald. Piacere di conoscerti.
Devo dire che non mi ha sorpreso più di tanto sapere che una studentessa aveva completato diverse prove. Da sempre ritengo gli studenti di Hogwarts in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie, professoressa. Sono felice di fare la sua conoscenza. Sono sicura che riuscirai a completare perfettamente anche la mia. Prima, però, devo... come dire... preparare la sede della tua prossima prova. Ci fidiamo del suo giudizio, professoressa Fitzgerald. Lei sa meglio di chiunque altro come gestire l'inconveniente di... beh... un preside vanaglorioso ed esasperante? In effetti sì. Verifico subito che sia tutto in ordine. Certamente. La professoressa Fitzgerald ha bisogno di tempo per sgomberare la strada. Tu continua a esercitarti con la magia. Se nel frattempo scopri altro sulle attività di Ranrock e di Victor Rookwood, faccelo sapere. Molto bene, professore. Certo, io devo rivelare cose a loro e loro dicono quasi nulla. Solito. Lo so. Devo continuare a esercitarmi con la magia. Impari in fretta. Si spera anche che Lodgok si farà sentire presto con te. Così apprenderemo com'è andata con l'elmo che hai recuperato. Ottimo lavoro oggi, come sempre. Ci sentiamo presto. Va bene, quindi... ah, proprio... è arrivato l'inverno. Dormitorio che non vedo da una vita. Ok, vediamo le nuove missioni. Ok, nuova missione di se qualcuno deve dire qualcosa tramite la posta. No? Vabbè, allora apro il menu. Sfide, c'è qualcosa qui. Questo ok, poi talento ne abbiamo uno, a vedere, arti oscure, sconfiggere un amico mai ripristinare nella parte, è questo adesso, sì, direi che possiamo anche prenderlo, fa vedere, colpire un amico mai da crucio, scaglia un parete, come dice un bersaglio vicino. No, meglio questo, perché questo dura parecchio la maledizione, quindi conviene prendere questo. Ok, vediamo le missioni. Qui non si sa nulla, ma preparate la ricerca del prossimo custode. Non... scusa, è mappa. Devo sempre aspettare l'input. Qua mi segna una missione secondaria. Campo del... ah, terza partita, ok. Allora, sì, dai, facciamo questa. Viaggiamo qui. Vediamo se adesso magari mi parla qualcuno. Chiesto di insegnarti Bombarda, l'incantesimo esplosivo. Finalmente. Una volta completati i compiti che ti sto dando, vieni da me dopo la lezione. Ma te non t'ho mai visto, però, non mi pare. Professoressa Owen. Cioè, è arrivato l'inverno. Comunque, aspetta, siamo qui. Un'alleata e un'amica fidata. Ciao, Grace. Cosa ci fai qui anche tu? Che bello vederti. Grazie ancora per l'aiuto al lago. Sono molto migliorata a campo dell'evocatore e aspetto il mio prossimo sfidante. Immagino sia tu. Immagini bene. Iniziamo? Sì. Volentieri. Vediamo un po' come te la cavi. Allora, dammi... sì, assegnaccio a set di incantesimi. Sì, ce l'ho.
ce lo faccio però. Ah, 100 punti lì, attenzione. Così si fa. Ok, aspetta. Eccolo qui. Allora, io proverei con quella. Se troppo. No, è perfetto. Che tiro straordinario. Ok. Ottimo, l'ho usato bene. Pensavo. Ah 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 ah. Tornato indietro, attenzione. Fai finta di non aver visto. No, mi ci ho visto. Allora, proviamo con questa. Boh. Dai, dai. No, anche io ho fatto. Ma il motivo del cosa? Ah, beh, 30. Ok. Siamo comunque in vantaggio. Ultima palla. Vediamo. Perfetto. Notevole. Beh, a quanto pare mi hai battuto. È strabattuto, signorina. Ben fatto. Immergersi, giocare a campo dell'evocatore. C'è qualcosa che non sai fare? No. Direi che no, anzi, far tutto. Non è stato niente di che. Sei davvero insopportabile. Potrai anche avermi sconfitta, ma il tuo prossimo avversario ti farà abbassare la cresta. Sarà una gioia per me. Ma questa è quella che aveva trattato male al lago, se non sbaglio. Vabbè, va bene così. Dobbiamo andare dove? Qua? La maledizione della... No. Dov'è l'incantesimo bombarda? Voledo della morte, parla con Tic. No. Scusa, ma è una missione principale, forse? No. Incontra Poppy. Questo ok, incontra Poppy. Incarico verso Owen. Allora, devo salvare un esemplare di Dirico e di Rospo Viola Gigante con il sacco acciuffatutto. E mi dà bombarda. Dove lo trovo? Devo cercare. Ok, mi dà una direzione, meno male. Se no, dove vado a cercare? Qua. Bene. Allora, di là. Che colore è bombarda? No, non me lo fa vedere sulla scopa. È bello che è diventato tutto innevato. Ok. Aspetta, Hop. Allora, qui. Sì. Sì, questo va bene. Anzi, facciamo una cosa. Dov'è? Ah, l'ho tolto. Aspetta. Lo rimettiamo. Ah, bombarda è rosso, cavolo. Bombarda è rosso. Vabbè, poi ci penso, però... perché sarebbe meglio tenerne uno per tipo, però vabbè. Vabbè, poi ci pensiamo. Allora, l'esemplare che dobbiamo... Ah, è questo. Questo, allora facciamo prima così. Ok. Ok. E Rospo Viola Gigante. C'è un infero lì. Rospo Viola Gigante è qui. Ok, viaggia. Cioè, non mi va di stare a cambiare il set durante il combat. Cioè, non è che non mi va. Già così. Ok.
scusate un attimo. Stavo dicendo. Ottieni un rospo viola, sì. Ah, con la scopa, sì, giusto, giusto. Sì, cos'è che stavo dicendo? Sì, che vorrei evitare, finora l'ho sempre fatto, di cambiare set di incantesimi durante il combattimento, perché poi già così, appunto, non vedo quando devo parare o schivare, figurati se devo stare lì a cambiare anche set. Che cos'è che c'è? Che grande dogo spinato. Aspetta un attimo. Oh. Posso nascondermi? Oh, ok, sì, ok, ok. Allora, rospo viola gigante. Rebello. Quelli da come rossi, non so cosa siano. Ah, è quello che mi stava attaccando prima, ok. Ma deve essere quello, rospo. Mi sa di sì. Attenzione. Eccolo lì, rospo viola gigante. Allora, come prima io direi. Ma ce n'è uno più vicino. Ok. Ok. Perfetto. E l'incarico è completato. Olè. Andiamo via. Andiamo via. Ok. Oh. Torniamo. Oh, no. Scusa, dov'è? Ah, ma no, mi ha attivato l'altra missione. Scusa. No, questa è attiva, allora. Quinta lezione di mai durante il giorno, sì. Torniamo a Hogwarts. No. Back over. Ok. E qui. No. Sbagliato. Stessa cosa di prima. No. Anche. Ma scusa. La. Azione di animali, azione animali. Dove... Ah, ma era quella delle azioni animali, non me la ricordavo più questa professoressa. Allora, era fuori. Eccola qui, sì, non ho visto, ok. Era fuori. Guarda qui. Ok, vado. Queste icone mi fanno impazzire. Sì, non me la ricordavo più perché l'ho vista una volta sola, effettivamente. Non che gli altri professori li abbia visti più spesso, però. Salazar Serpeverde. Raggiungimi nel sotterraneo. Ho scoperto qualcosa. Ah, finalmente. Detesto vedere abbattere una creatura così. Ma i troll dovrebbero stare lontani da Hogsmeade. Sì, okay. È ora per te di apprendere un nuovo incantesimo. Bene, bene. Ho completato il suo incarico, professoressa. Ora posso imparare Bombarda. Bene. Te lo insegno a una sola condizione. Utilizzalo solo quando è necessario. Ma certo. Come immaginerai, l'incantesimo esplosivo può ferire le persone. Sii prudente nell'usarlo. Ma non me ne frega niente se è appropriato, certamente. Sì, professoressa. Mi ricorderò della tua promessa. Sì, sì, sì. Ora, i movimenti della bacchetta devono essere precisi. Non vogliamo certo che ti esploda una mano. Su! Cioè, Bomba, appunto, nessuna cosa... con la bacchetta e decisi. Bene. Ricorda, l'incantesimo esplosivo è instabile. Ok. Che dissi
po' di episodi fa. Cioè, bombarda va bene, no? Ora mettiamo in pratica ciò che hai appreso. Vai e prova l'incantesimo sulle zucche. Ah, sulle zucche. Cioè, bombarda come incantesimo va benissimo, che scoppi, fa scoppiare le cose e anche le persone. Mentre Crucio, no. Cioè, è senza perdono, è una maledizione senza perdono. Perché è il fumetto, lei? Professoressa, ha un momento? Sì, cosa volevi? Perché ne... Mi chiedevo come sia nato il suo interesse per gli animali magici. Stai valutando la possibilità di una carriera nel settore? No. A dire il vero, no. Ma mi interessa sapere per quale motivo ha scelto questa carriera. Capisco. È comunque utile cercare di capire il motivo che spinge una persona a scegliere una certa strada. Credo che nello scegliere una professione, in particolare in ambito accademico, si debba considerare sia la propria passione per un dato argomento, sia cosa possa essere maggiormente d'aiuto agli studenti che è nostro dovere ispirare e istruire. Certo. Quando ha capito che questa era la sua strada? Lo ricordo ancora chiaramente. Fu nell'estate tra il sesto e il settimo anno. Sulla Gazzetta del Profeta avevo letto che un venditore di uova di occami era sparito sui monti vicino casa mia. Ovviamente conoscevo gli occami dai miei studi, ma sapevo che sono originari di paesi orientali come l'India. Mi chiedevo se potesse davvero esserci un occami nei pressi. Così andai a cercarlo. Cos'è? Che tipo di animale è un occami? È un animale meraviglioso. Una creatura piumata simile a un serpente alato, che può ingrandirsi o rimpicciolirsi a suo piacimento. Le sue uova sono di finissimo argento, per questo vengono vendute. Sembra davvero difficile trovare un occami in montagna. Proprio così. Dopo qualche giorno, mentre i miei genitori iniziavano a inquietarsi per la mia assenza, trovai i resti del commerciante di uova. Era vicino a un tronco cavo e dentro c'era un nido con 7 uova di occami d'argento. Cosa ne ha fatto delle uova? Nulla. Gli animali sono preziosi per ciò che forniscono ai maghi. Abiti protettivi, ingredienti per pozioni, persino nuclei per le bacchette. Solo i bracconieri pongono fine a una vita per profitto. Lasciai le uova indisturbate. Mi nascosi. Poco dopo, l'animale volò proprio sopra la mia testa. Era maestoso. Poi rimpicciolì fin quasi a sparire per infilarsi nel cavo dell'albero. Sembra incredibile. Già. In quel momento capii che dovevo imparare quanto più possibile sugli animali e insegnare ai maghi a trarre beneficio da essi in modo corretto. Credo di aver risposto alla tua domanda. Ti consiglio di continuare a studiare gli animali, indipendentemente dalla strada che sceglierai. Gli animali e ciò che ci offrono miglioreranno la tua vita e un giorno potrebbero perfino salvarla. Me lo ricorderò, professoressa. Grazie. Ok. Va bene, ma io volevo provare bombarda. Provo su cosa? Anche così. Ah, sulle zucche aveva detto, sì. Bombarda, un lavoro di bacchetta eccellente. Lancialo sempre così, con sicurezza e controllo. Sì. Sulle teste delle persone. Serratura livello 11. Eccellente. Ottimo. Bene, abbiamo anche bombarda, ci manca solo parte delle due maledizioni senza perdono. Trasformazione, controllo, trasformazione oggetti e nemici facendo diventare soluzioni di rompicapi o gingilli inoffensivi. Vabbè, sì, no, però vabbè, che effettivamente contro tutti gli scudi abbiamo Crucio. Quindi effettivamente, aspetta, cioè questa ci fa da deterrente contro ogni tipo di scudo, anche se non è velocissima da caricarsi, ho visto, però si carica anche
piuttosto in fretta, se vogliamo. Terrei Bombarda, di Findo, che comunque fa male, e magari a sto punto, al posto di questo incantesimo che non mi ricordo, ecco, descendo, io ne terrei un altro che faccia, ecco, un fringo, ma anche incendio non era male, anzi forse incendio fa più male contro i nemici vicini. Io metterei incendio. Secondo set, alla fine lo lascio così, perché comunque, come ho detto, io preferisco stare con un set e non cambiare, perché poi mi crea confusione, poi già appunto così sbaglio. Va bene, abbiamo guadagnato anche Bombarda, mi fa piacere. Sebastian Sallo ci ha contattato, e allora io farei subito questa. Eh sì.